E dopo le notizie rientriamo in studio. Io sono in compagnia dell'onorevole Giuseppe Graziano, segretario questore del Consiglio regionale della Calabria e presidente nazionale del Coraggio di Cambiare l'Italia. Benvenuto Buonasera. onorevole, ben ritrovato. Un invito ben accolto da parte vostra, sono qua molto volentieri per partecipare in questa trasmissione, in questa importante televisione che si sta affermando giorno dopo giorno con inchieste e servizi importanti nell'interesse effettivamente del cittadino comune. Grazie, cerchiamo Quindi buon lavoro di fare a voi. insomma il nostro meglio. E allora, di questi giorni la notizia appunto sulla sanità in Calabria, diverse appunto le note che stanno arrivando a partire dal sottosegretario all'economia, il senatore Antonio Gentile, e poi subito dopo la sua si parla dei tre ospedali che dovevano essere già in realtà realizzati o quantomeno avviati, quelli di Vibo Rossano Corigliano e Gioia Tauro. In realtà però ancora dopo 10 anni non si vede nulla, e lei ovviamente d'accordo con ciò che è stato detto appunto da Gentile, muove appunto la proposta di creare quella che è una commissione d'inchiesta per capire com'è l'iter della realizzazione di questi ospedali. È così? Beh, sì, tenga conto, io ero nel 2008 direttore generale in regione all'ambiente quando ci fu il finanziamento su questi ospedali. Da allora sono passati ben 9 anni. In 9 anni, oggettivamente, al di là di quello che risponde Oliverio, di chi c'era prima e chi c'era dopo, qua non si tratta di fare il rimpallo di responsabilità. Non è questo che ho chiesto e né mi pare gli altri interlocutori che hanno chiesto alla commissione d'inchiesta. Noi chiediamo di fare luce su cosa sia accaduto in questi 9 anni. Non ci interessa poi di chi siano le responsabilità politicamente, ci interessa fare luce e soprattutto ci interessa che, come dicevo ieri, che entro un mese al massimo si abbia un cronoprogramma preciso, puntuale dell'inizio dei lavori, dei vari step dei lavori, degli stati di avanzamento e soprattutto una data di fine lavori. Ma al momento non si ha nemmeno una data di inizio lavori e questa è una cosa gravissima che non è tollerabile in un paese civile, né tantomeno è tollerabile in Calabria, dove la sanità è un diritto negato per tutte le vicende che sappiamo. Se il 10% della spesa sanitaria viene fatta fuori regione, vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi la situazione sanitaria in Calabria è grave. La responsabilità, per l'amor di Dio, non è solamente di questa giunta regionale, ma sicuramente in questi 3 anni non è stato risolto nessuno di questi problemi. Poiché sia colpa del commissario Scura o del Presidente della Regione, a noi cittadini poco importa, importa che il diritto alla salute sia riconosciuto perché Importa è un ovviamente che diritto ci siano dei risultati. costituzionale. Ecco, infatti, onorevole, all'interno della sua lettera lei scrive che c'è il rischio che diciamo, questa situazione possa diventare strumento di ricatto elettorale. È così? Ma è così effettivamente, a primavera ci saranno le elezioni nazionali, ora se mi si dice, e mi è stato confermato ieri nel comunicato stampa della Regione, anche a nome del direttore generale, che a novembre inizia il primo stralcio dei lavori per quanto riguarda l'ospedale Corigliano-Rossano. Ebbene, è il contrario di quello che avevo chiesto io. Io avevo detto non facciamo stralci in previsione delle elezioni e poi magari si rischia di fare un cantiere, di aprire un cantiere, di recintarlo, di fare magari gli scavi, perché pare che questo primo stralcio prevedi questo, e poi dell'ospedale non se ne parlerà per altri 10, 15, 20 anni. E tutto ciò noi non lo vogliamo, assolutamente no. Se si fa uno stralcio, intanto mi devono dire precisamente qual è il progetto definitivo ed esecutivo. Al momento non c'è né il progetto definitivo né il progetto esecutivo. Quindi lo stralcio di cosa facciamo? Ecco, onorevole, lei dice alla fine non bisogna guardare, o comunque non è importante sapere di chi è la responsabilità, perché la responsabilità è un Assolutamente po' di no. tutti, però un po' penso che i cittadini vogliano capire perché dopo 10 anni questi 3 ospedali ancora cioè non si sia posta neanche una pietra. Ma guardi, se il Presidente della Regione dice che ha mandato gli incartamenti all'Avvocatura regionale, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ora, se non va in infrastrutture lombarde perché a suo tempo si fece un affidamento errato, a me sinceramente non riguarda questo, l'importante è che si risolva il problema per il futuro. Mi interessa pure accertare le responsabilità perché è giusto che chi ha responsabilità paghi, ma mi interessa anche che i lavori vengano ripresi, non vorrei che si aprino ulteriori contenziosi con soggetti esterni che vadano addirittura ad
ad aumentare il rallentamento, ma a fermare l'iter burocratico. Il Presidente della Regione ieri ha annunciato che ciò non accadrà, però non bastano gli annunci, è necessario che il Presidente e la struttura burocratica soprattutto ci diano un annuncio preciso, ripeto, dell'inizio dei lavori senza che ci siano prebende elettorali per i cittadini che sono già mortificati di per sé stessi. Bene, onorevole, noi abbiamo terminato il nostro tempo, ci grazie sarebbe veramente tanto da dire, però purtroppo i minuti sono purtroppo. Grazie sono molto quelli. E buon proseguimento grazie, del grazie a lei ancora all'onorevole Giuseppe Graziano e noi ci vediamo domani. Grazie.